Allora, vediamo questa lezione, diciamo, di congiunzione tra Freud e Jung. Jung non può essere capito se prima non si introducono alcuni concetti di base, che se non vengono spiegati, appunto, tutto il pensiero di Jung apparirebbe come una farneticazione, una stranezza, no? Ora, Jung è uno dei padri della psicanalisi, parla più o meno degli stessi argomenti di Freud, molto più o meno, diciamo che il vocabolario è molto simile, no? Ad esempio si parla di inconscio, però l'inconscio assume in Jung una portata completamente diversa, incomprensibile nell'ottica moderna. Quindi dall'inconscio personale di cui si parla genericamente in Freud, all'inconscio collettivo, no? Un contenitore psichico universale, poi vedremo di cosa si tratta, ma è una cosa che è talmente diversa dall'inconscio di Freud che quasi, quasi potremmo dire che non ha veramente niente a che fare, no? Siamo su una visione del mondo completamente diversa, non solo dell'essere umano. Ora, intanto così una premessa, a volte si dice in certi manuali che Jung è un allievo di Freud, niente di più sbagliato. I due si sono conosciuti all'inizio del Novecento, si sono visti solo una volta, attraversavano insieme l'Atlantico per andare in nave negli Stati Uniti a fare una conferenza sulla psicanalisi, si sono tra l'altro conosciuti in quell'occasione, si sono psicanalizzati a vicenda, si raccontavano i sogni in questo viaggio in nave, immaginarsi, e già lì non si sono piaciuti. Jung nota come Freud ha remore a confessargli certe cose, anche a raccontargli certi sogni. Freud è veramente un personaggio particolare, molto ambizioso, narcisista, eccetera, eccetera. Vabbè, non scadiamo nel pettegolezzo. I due comunque vivono quindi carriere completamente separate. Freud sperava in Jung perché sperava in una persona che continuasse la sua opera. Jung fondamentalmente è più giovane, 20-30 anni di meno. E poi su Freud gravava anche un po' l'accusa, l'ironia che gli veniva fatta, no? Del fatto che era ebreo, quindi c'era un sospetto anche culturale nei suoi confronti. Jung invece, che lui appunto reputava, Freud lo reputava come un suo possibile continuatore, è svizzero, è tedesco, diciamo, di cultura, non ha origini ebraiche, non gli sembrava perfetto. Vabbè, comunque, dicevo, non si potrebbe capire la concezione dell'inconscio di Jung se non si passa attraverso un concetto che era chiaro all'umanità intera alcuni secoli fa e addirittura anche alcuni millenni fa. E parlo, il concetto che deve essere capito prima di passare all'inconscio collettivo di Jung è quello che avete sentito tante volte dire in vari autori, è lo spirito. Lo spirito è un qualcosa di... Qui vediamo una slide, ma non voglio annoiare nessuno, questo è Hegel, non parlerò di filosofi famosi se non per brevissimi cenni, lo dico subito, parlerò sempre di questioni molto molto attinenti alla nostra quotidianità, perché voglio che questo concetto, lo spirito, emerga nella sua concretezza. Quindi qui si vede per un attimo una slide su Hegel, ma è solo per un attimo, è solo per citare l'autore. Poi citerò anche Aristotele, Platone, qualcun altro, ma molto molto en passant. Quindi ad esempio abbiamo sentito parlare di spirito in Hegel, si impara questa parolina a memoria e non è che si capisca molto. Tra l'altro Hegel non l'aveva inventata affatto, ma l'ha ripresa dalla religione, dalla filosofia di 2000 anni precedenti. Hegel stesso la dava per scontata, come la davano per scontata questa idea moltissimi autori precedenti e anche la religione cristiana, attenzione, adesso ci arriviamo. Ora, che cos'è lo spirito? Naturalmente bisogna spiegarlo perché, seppur visto in Hegel, secondo me non è per niente chiaro, quindi non voglio soffermarmi su Hegel, ho messo questa immagine solo per un attimo, ma se io chiedessi che cos'è lo spirito in Hegel, cioè senza dare definizioni manualistiche dal libro, è un qualcosa dell'individuo o è un qualcosa di universale assoluto? Si può rimanere confusi, qualche bravo studente risponderebbe no, ma lo spirito è lo spirito della storia che si realizza nella storia, nelle istituzioni statali, è un qualcosa di impersonale, di vago, no? E invece no, se uno va a vedere, ad esempio, questa
poi la cambio questa immagine, tranquilli, è che lo abbandoniamo. Se uno va a vedere che cos'è lo spirito, quali sono le sue articolazioni, vediamo che c'è un aspetto soggettivo, come dire, lo spirito dell'individuo, e poi c'è la sintesi, lo spirito assoluto, che è qualcosa di universale. Quindi in Hegel lo spirito è un qualcosa di. Se ci ricordiamo che la sintesi è un'unione di tesi più antitesi, è qualcosa di individuale, universale. Cosa diavolo è questo spirito? Non è facile capirlo. Quindi, però, si vede come questo concetto sia molto complesso. C'è qualcosa di individuale, qualcosa di universale. Ora lasciamo perdere Hegel, passiamo ad altri filosofi, ma ribadisco ancora una volta che cito i filosofi solo molto velocemente e che la mia analisi sarà molto molto concreta, molto sul quotidiano, per far vedere che questa cosa che è lo spirito esiste. Allora, il passo successivo consiste nel pensare l'essere umano così come lo vediamo oggi, normalmente come dire, nel senso comune, no? Ora, nel senso comune, che idea abbiamo di noi stessi, no? Cioè, di che cosa è fatto l'uomo, eh? Se chiedessimo l'uomo della strada medio, che cos'è l'uomo, quali sono le componenti dell'uomo, l'uomo medio della strada risponderebbe di sicuro che siamo composti di mente e di corpo. Si noti che non ho usato volutamente la parola anima, proprio per non dare, per non infilare di soppiatto concezioni teologiche, religiose, no? Rimango sul neutro, su qualcosa condivisibile da tutti. Di sicuro dentro di noi c'è qualcosa che è la mente, con tutti i suoi processi mentali, il pensiero, poi c'è il corpo. Preferisco evitare la parola anima, che evoca scenari da catechismo, l'anima buona che va in paradiso, quella cattiva che va all'inferno, o il semplice riferirsi a un principio metafisico, immateriale, immortale. Meglio evitare, no? C'è chi non ci crede, c'è chi ha dei dubbi. Quindi rimaniamo neutri, su questa cosa qui siamo tutti d'accordo, no? Dentro di noi c'è una mente e un corpo. Ora, ripeto, se, intanto cito i filosofi del passato, se avessimo fatto questa domanda di che cosa è fatto l'uomo a un qualunque filosofo antico, non solo ai filosofi antichi, anche quelli medievali, devo dire, anche quindi ai teologi cristiani, attenzione, avrebbero risposto che l'essere umano è fatto di corpo, di mente e di spirito. Chi sono questi filosofi? Quindi avrebbero fatto una tripartizione. Chi sono questi filosofi? Beh, Platone e Aristotele, fino ad arrivare a tutti gli altri, tutti, per scontato, poi ognuno la pensa come vuole, no? C'è una girandola di opinioni nella storia della filosofia, ognuno vede la realtà a proprio modo, ma tutti parlano di corpo, di mente e di spirito, di corpo, di anima e di spirito, poi faremo questa distinzione. Questa cosa dura anche nel cristianesimo dei primi secoli, fino ad arrivare circa al Medioevo, più o meno l'epoca di Dante, 1300-1400, poi piano piano la Chiesa abbandona questa triplice ripartizione, no? È strana sta cosa. Nei primi secoli del cristianesimo era stata passata dalla filosofia greca, e infatti a catechismo non abbiamo mai sentito parlare di mente, anima, corpo e spirito. Attenzione, non sto parlando, qualcuno potrebbe dire, ma sì, lo spirito l'ho sentito, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è una delle tre persone della Trinità ed è Dio in persona. Mentre invece lo spirito, inteso come abbiamo visto prima per un attimo in Hegel, così come veniva inteso da tutti i filosofi del passato, è qualcosa che è sia individuale che universale, soggettivo, come dice Hegel, spirito soggettivo, ma anche assoluto, un qualcosa che ha i caratteri del divino. Attenzione, quindi è diverso da quello che abbiamo sentito a catechismo. A catechismo, cioè nel cristianesimo moderno, che è frutto degli ultimi 3-4 secoli, questa nozione viene completamente dimenticata, anche se per i primi secoli del cristianesimo e fino oltre a Dante se ne parlava tranquillamente. Torniamo ai greci antichi, ma ripeto sempre per brevi cenni, poi passeremo alla quotidianità e passiamo a uno dei più famosi che è Aristotele, no? Qui appunto l'immagine è il fatto che corpo, mente e spirito è una distinzione che rimane fino al Medioevo. Poi dal Medioevo in poi, non l'ho detto prima, chi fa queste affermazioni pericolose, cioè che dentro l'individuo c'è qualcosa di universale, singolare, che ha caratteri quasi divini, un po'
po' come si è visto prima nella tripartizione di Hegel, è accusato fondamentalmente di eresia. La Chiesa si manterrà su questo binomio corpo-mente, che chiamerà la mente, la chiamerà anima, ok? Quindi un principio immateriale, al che uno potrebbe dire, vabbè, ma quello che il cristianesimo ha fatto è semplicemente una semplificazione terminologica, no? A corpo-mente e spirito degli antichi ha sostituito corpo-anima, dove per anima si intende la parte immateriale, eterna. Non è proprio così, perché l'anima dei cristiani è un qualcosa di assolutissimamente individuale. È vero che noi siamo fatti immagine e somiglianza del divino, ma non ha le caratteristiche dello spirito. È un po' diverso. Adesso vediamo, torniamo un attimo, ma solo per un attimo, ribadisco che poi vedremo l'analisi in modo quotidiano e semplice. Torniamo per un attimo ai filosofi antichi, torniamo ad Aristotele, vediamo cosa dice Aristotele. Okay. Questo l'abbiamo già detto, quindi nel cristianesimo moderno si parla semplicemente di corpo e di anima, lo spirito è sparito. Torniamo a Aristotele e niente, qui ancora abbiamo l'anima individuale, cose che mi sono dimenticato di far andare avanti la presentazione, no? Quindi l'anima individuale dei cristiani non ha le caratteristiche dello spirito come lo intendevano gli antichi greci e gli stessi cristiani fino al Medioevo. Quindi lo spirito degli antichi non è lo Spirito Santo della Trinità cattolica e non è neanche l'anima, anche se chiaramente c'è qualcosa di simile, non è proprio neanche l'anima che c'è stata descritta al Catechismo. Quindi, finalmente, arriviamo ad Aristotele. Cosa dice Aristotele? Aristotele, un suo libro famoso qui sull'anima, vi è la distinzione, nel descrivere come è fatto un essere umano, vi è la distinzione tra anima e spirito. Quindi l'uomo è fatto di corpo, non l'ho scritto perché è scontato, poi c'è l'anima e c'è lo spirito. Quindi c'è questa famosa tripartizione misteriosa che è sparita da noi, no? Ora, notare che naturalmente anima e spirito sono parole italiane che derivano dal latino, Aristotele è un greco, usa altri termini, ma se uno va a leggersi i libri, ci riflette un po', vede che corrispondono ad anima e spirito, no? Vabbè, quindi l'uomo è fatto di corpo, anima e spirito, e qui c'è il termine tecnico. L'anima la chiama intelletto passivo, lo spirito lo chiama intelletto attivo, non è importante. Che cos'è lo spirito, per Aristotele? È qualcosa che è dentro l'individuo, però quando andiamo a analizzarne le caratteristiche, lo spirito appare, lui lo dice, come un qualcosa di assolutamente trascendente, divino, ed è lo stesso per tutti gli uomini. Non è individuale, anche se in qualche modo è incarnato dentro gli individui che hanno lo spirito. Lui tecnicamente lo chiama intelletto attivo, lasciamo perdere, non è importante. Quindi non è individuale, ok? E quindi è separato e lo stesso per tutti gli esseri umani. Il bello è che appunto Aristotele dà questa nozione e non ci dedica neanche troppe righe, perché è scontato. Tutti ne parlano nello stesso modo, vedremo anche Platone che ne parla più o meno nello stesso modo. E questa cosa, ripeto ancora una volta, rimarrà in vita anche nel cristianesimo. San Paolo ne parla, Sant'Agostino, i più famosi teologi cristiani, no? Finché piano piano questa dottrina dello spirito, che è presente anche in Dante, assolutamente, Dante mette nel paradiso un famoso filosofo, Sigeri di Brabante, che era uno che credeva in questa dottrina dello spirito, così come l'aveva letta in Aristotele, no? Che però puzza di eresia. Ma come, c'è una cosa completamente divina che sa di Dio, sa quasi di panteismo, no? Che tutti gli uomini sono Dio. Pericoloso. Quindi piano piano questa dottrina che metteva in crisi l'assoluta individualità delle persone separate da Dio, viene proprio abolita. Tornando a Aristotele, Aristotele quindi dice che l'essere umano è corpo, anima e spirito, il corpo e l'anima, il corpo e la mente, per così dire, sono due cose contingenti, cangianti, non mi ricordo se l'analisi successiva è quella qui. Quindi l'uomo di Aristotele possiede una mente, anima e un corpo che hanno le stesse caratteristiche fondamentalmente, no? Noi pensiamo sempre nel nostro modo comune che il corpo sia materiale e contingente, ma anche la mente lo è. La mente cambia continuamente, si evolve da quella infantile a quella di un anziano, la mente perde pezzi, esattamente come il corpo, quando saremo ottantenni, novantenni, un po' rimbambiti, cominceremo a perdere la memoria. Quindi
Quindi la mente nasce e muta come il corpo si ammala, non riesce più a muoversi, la mente si assume delle sostanze psicotrope, non capisce più nulla, dimentica il passato, il futuro, sragiona, basta due bicchieri di vino. Quindi mente e corpo sono accomunati dal fatto di essere quasi paralleli, sono mortali, cambiano continuamente. Lo spirito invece è quella cosa che appunto lui cita nel suo testo, è appunto questa cosa che è divina, separata. E lo spirito è uguale per tutti, non dipende dalla cultura di nascita, non è importante che io sia greco e tu sia pakistano, un uomo, una donna, dai gusti personali, dalla cultura, quelle sono le differenze individuali che sono qui. Ognuno di noi ha un corpo, noi diremmo oggi moderni, così con le sue caratteristiche genetiche date dal DNA, e poi la mente che nasce dall'intrico, dagli equilibri che nel corso della vita abbiamo sviluppato, no? Ognuno di noi ha il suo percorso, diciamo, mentale, il suo carattere, okay? Che si è formato, che si è trasformato nel corso degli anni, ma lo spirito rimane sempre così, è immutabile, è immutabile. Anche se ancora non abbiamo capito cos'è, ma piano piano adesso ci arriviamo all'analisi, diciamo, del quotidiano, no? Quindi non dipende, non è individuale, anche se poi è infilato in tutti gli individui. La nostra visione, invece, quella dell'uomo moderno del XXI secolo, come dicevo prima, è limitata a questa parte qui. Una mente e un corpo, poi magari c'è qualcuno di noi che è credente, crederà in qualcosa di immateriale, la cosiddetta anima, quindi alla parola mente dà un'accezione più pesante, però il tutto rimane vago, non si riflette più sull'immortalità dell'individuo, per così dire, cose metafisiche, chiacchiere. Perfino i religiosi non danno troppo peso alla cosa, cioè ci credono, però poi non la fanno diventare una cosa concreta della loro vita, e quindi è come se non ci credessero, no? Quindi la nostra esistenza di uomini del XXI secolo, che è confinata qui, in un orizzonte che è materiale, anche la mente, vedete, che è cangiante come il corpo, è un meccanismo come il corpo. Quindi tutto si pretende di dare tutto spiegazioni strumentali, meccaniche. E adesso farò degli esempi concreti, no? Degli errori che porta questa concezione moderna in cui viene dimenticato completamente lo spirito. Allora, la mente cosa fa? No, la mente è espressione della nostra personalità. Appunto, noi abbiamo una mente, abbiamo un corpo, no? E come dicevo prima, la visione del senso comune è psicofisiologica, no? Cioè noi abbiamo una fisiologia, quella del corpo, poi abbiamo dei processi psichici, e l'uomo medio appunto è portato, quando anche fosse un credente, è portato a pensare che tutti i valori della vita in fondo siano condizionati dai processi fisiologici del corpo e dai processi psichici della mente, no? Questa mentalità dell'uomo comune poi si è formata, lo si è visto, no? Nei secoli, come una sovrapposizione, a partire dall'illuminismo, poi c'è l'evoluzionismo darwiniano, no? Che ci dimostra che siamo solo degli animaletti che cercano di sopravvivere e che hanno dei bisogni fisici di sopravvivenza, no? Quindi quando ci scontriamo contro, nella vita, contro i valori, quelli veri, quelli che contano, il senso della vita, il mistero, l'amore, esiste l'amore, non esiste l'amore, contro i valori metafisici, per dire un parolone grosso, siamo portati naturalmente a interpretare tutta la vita in termini materiali, perché questo è il nostro orizzonte, eh? Quindi non esistono valori metafisici, non esistono valori in senso lato, no? C'è solo un essere vivente, noi, che deve lottare per sopravvivere, e che ha paura anche di non essere sopraffatto dagli altri, no? Ora, questa è la nostra visione, ma non è corretta, non solo secondo me, neanche secondo Jung. Quindi per dirla, vediamo l'immagine successiva, eccolo qua, no? Vediamo un esempio di questa interpretazione che nasce con dei filosofi e poi passa nel senso comune, no? Vediamo cosa pensa Schopenhauer dell'amore, l'abbiamo già visto. L'amore è semplicemente un inganno, no? Qui vedete la metafisica dell'amore sessuale, no? Dietro l'amore, dietro l'apparente metafisicità dell'amore, c'è semplicemente la sopravvivenza della specie, eh? Noi vediamo la tipa, ci innamoriamo, in verità vogliamo semplicemente scambiare dei filamenti di DNA nostro con quello della tipa. Quindi l'amore, che è basilare, no? Il maggiore stimolo esistenziale, in verità non è altro che istinto sessuale camuffato.
Quindi se qualcuno, e questa ormai è un'idea che piano piano, anche se poi tutti quanti più o meno ci crediamo nell'amore, sta entrando nel senso comune. Da giovani ci si crede, da vecchi si è più amareggiati, l'amore non esiste. Questa cosa poi viene confermata all'uomo comune, appunto, dalle analisi anche freudiane, no? In cui tutto in fondo è pulsione sessuale, ok? E quindi Schopenhaueriamente i valori, sempre l'amore che è un valore metafisico, viene, come dire, viene degradato e non è più nulla, no? Quindi l'amore diventa un inganno, quindi la verità è la soddisfazione del nostro egoismo sessuale, psichico, no? E quindi l'amore è semplicemente una strategia per ottenere il sesso. Questa spiegazione è simile ad altre spiegazioni, non c'è solo l'amore che viene distrutto da Schopenhauer, anche per esempio gli istinti sociali e morali, no? Noi abbiamo un istinto ad associarci insieme agli altri per fare una società giusta, con lo Stato, con le regole, abbiamo un istinto morale, no? La voce della coscienza, vogliamo fare il bene piuttosto che il male. Sono tutte cavolate secondo Schopenhauer perché appunto la nostra mente, come il nostro corpo, sono strumenti della volontà, devono sopravvivere. Quindi la bontà, la socievolezza naturali dell'uomo non è vero, non esistono. L'uomo è una scimmia intelligente in conflitto con gli altri. Abbiamo paura degli altri, quindi creiamo le regole sociali, le regole morali, semplicemente per metterci al sicuro, per rassicurarci, un po' quello che dice anche Nietzsche. Qui si vede come appunto il filosofo, ma ormai è quello che pensa più o meno la gente, no? Poi magari l'uomo comune non si è mai posto questi problemi. Però sì, perché non si mette a fare ragionamenti filosofici, ma se li facesse, quasi sicuramente arriverebbe a questo. E la cosa incredibile, anche un credente arriverebbe a dire questo. Perché? Perché c'è una sorta di pessimismo, di aridità derivante dal fatto che per noi l'essere umano è semplicemente un corpo e una mente che vanno entrambi, ruotano, orbitano intorno alla volontà di Schopenhauer. A una forza cieca, vitale, che ci vuole far sopravvivere ad ogni costo. Ok, quindi la verità è un'altra. Io cercherò di dimostrare che la vita invece, e questa cosa che dirò io è una mia sintesi personale, ma la si trova in tantissimi autori, che al contrario di quello che dice Schopenhauer, di quello che dice anche Freud, che tutto è, ad esempio, ruota intorno al sesso, quindi alla volontà, no? Di Schopenhauer, o al sesso di Freud, la nostra vita invece è completamente, totalmente, assolutamente dominata da scopi disinteressati, da una continua disinteressata ricerca di che cosa? Vado sul quotidiano, vado sul semplice, ho fatto una lista così, l'ho buttata giù così tanto per parlare, no? Noi cerchiamo costantemente la bellezza in tutti i suoi aspetti, continuamente, non c'è un solo istante, non è che accade 2 volte al giorno, continuamente, in tutti i suoi aspetti. Non parlo di bellezza artistica, parlo di qualunque tipo di bellezza, il semplice stare bene, la felicità, il compulsare il telefonino è una nostalgia della bellezza, cerchiamo comunicazione con gli altri esseri umani, cerchiamo immagini belle, musica, continuamente. Continuamente noi vorremmo stare bene. Se ho fatto, ripeto, ho fatto una lista così improvvisata, tanto per dire come il nostro disinteresse è questo, non è quello che dice Freud o Schopenhauer. Se cerchiamo un lavoro, e tutti siamo presi dall'ansia, soprattutto gli studenti di un lavoro, il lavoro deve essere interessante, cioè deve essere un lavoro che ci permette di esprimerci. No, ma io vorrei un lavoro che faccia un sacco di soldi. In verità i soldi non ci interessano. Tutti li vorremmo, ma non ci interessano veramente. Noi vogliamo i soldi semplicemente perché abbiamo ansia per tutte queste cose qui, perché forse non potremmo averle. Siamo terrorizzati, adesso vedremo le altre cose che desideriamo, più gli altri, ok? O i rapporti sentimentali. Abbiamo talmente ansia di non poter raggiungere le altre cose che noi desideriamo in modo disinteressato, che però potremmo non averle. Qui sotto, per esempio, ho messo il desiderio degli altri, no? Il bisogno che abbiamo degli altri. Quindi i soldi sono semplicemente una consolazione che noi avendoli, ho un sacco di soldi, mi compro la villa sulle Dolomite, una al mare,
e risolvo i miei problemi sociali. Fondamentalmente i soldi sono desiderati per un'ansia sociale. Se noi fossimo tranquilli, sicuri, sicuri di noi stessi, senza paura di confronto con gli altri, senza paura di solitudini sentimentali o relazionali, amicali, dei soldi non ce ne fregherebbe niente. E se comunque avessimo tanti soldi, non avessimo gli amici, i rapporti sentimentali o un lavoro interessante, cadremmo nella disperazione. Quindi noi comunque, torno nella lista delle cose che noi desideriamo in modo totale e disinteressato, quindi la bellezza, un lavoro in cui possiamo esprimere noi stessi, quindi ancora una volta è la bellezza. Poi c'è la verità dell'amore, delle relazioni umane, no? Amare, essere amati, il desiderio di verità. Anche il desiderio di verità è un desiderio molto forte. Uno potrebbe dire, ma io durante il giorno, in che senso desiderio di verità? Il desiderio di verità è il desiderio di sapere le cose, che nasce da bambini con la curiosità innata che abbiamo di sapere per il sapere, che poi magari quotidianamente si sviluppa anche semplicemente con la nostra insaziabile voracità di storie. Storie raccontate, i serial, i film, libri. Noi vogliamo continuamente alimentarci di novità che è verità, di bellezza che è verità. Notare che Platone dice che la bellezza è uno squarcio sulla verità, no? Verità e bellezza sono la stessa cosa. Poi ci sono gli altri. Ripeto, è una lista improvvisata, tanto per capirsi, no? Ci sono gli altri di cui abbiamo bisogno, vorremmo conoscere sempre persone nuove, sempre persone interessanti, vorremmo fare un lavoro bello, circondato di bellezza, in cui ci sono altri con cui noi ci esprimiamo. Ora, tutte queste cose qui, dimostreranno, l'analisi di queste cose dimostreranno come la nostra interiorità non è mente e corpo, ma è mente individuale, corpo, che tutti sappiamo che cos'è, e poi c'è lo spirito, che è una cosa che non prendiamo mai in considerazione, che è il centro della nostra personalità, no? Guardo un attimo la slide successiva perché non mi ricordo qual è. Eccolo qua, sì. Partiamo dalla bellezza, no? Qui ho messo prima nella lista, chiedo scusa, nella lista ho messo la bellezza, no? Ora vediamo un esempio di bellezza, un esempio di bellezza più, così, più caratteristico è sicuramente la musica, no? Ora, la musica riempie completamente la nostra vita. Okay. Chiediamoci per quale motivo vogliamo la musica, che significato ha la musica, ci stufa la musica? Ora, la musica non ci stufa mai, riempie completamente la nostra vita, cambia sì la percezione della musica da quando sei giovane a quando sei più vecchi, perché ci sono modalità diverse, d'accordo, però la musica è veramente centrale, ok? Per quale motivo è desiderata? Non lo sappiamo. Cosa significa la musica? Non ne abbiamo la minima idea. Come dice giustamente Schopenhauer, che era malato di musica, in senso buono, la musica è in se stesso il suo significato. Parafrasando una famosa poetessa, direi che la musica è tutto ciò che sappiamo della musica. Quindi è desiderata per se stessa. E perfino Schopenhauer, io parlo di Schopenhauer più che di Freud perché è semplice da esporre, ma alla fine Schopenhauer e Freud sono in fondo simili. Schopenhauer si contraddice clamorosamente, eccolo qui Schopenhauer, perché parlando della musica, dell'arte, no, che lui la vede come una delle vie di liberazione dell'individuo dal dolore, della volontà, no, dal così, la musica, eccola qui sotto, è l'arte più ricca, allontana l'uomo dai dolori, è catartica. L'uomo contempla la vita, eccetera, eccetera. Lasciamo perdere adesso i dettagli di Schopenhauer, no? È una contraddizione clamorosa perché fino al momento prima Schopenhauer ci dice che l'uomo è completamente soggetto alle pulsioni, no? Quindi tra cui anche il sesso, fortissimo, che è la volontà incarnata in lui, no? Però poi scopre un ambito in cui noi siamo liberi, totalmente disinteressati, anzi addirittura possiamo liberarci tramite una delle vie di liberazione, l'arte, quindi anche la musica. E come mai? La verità è che sbagliando ha detto una cosa giusta Schopenhauer, no? Il fatto stesso che lui si contraddice è interessante. La verità è che questa cosa qui, la musica, l'arte, la bellezza, parliamo genericamente di bellezza, è
il vero alimento, se c'è una volontà dentro di noi, chiamiamola così come lo chiama Schopenhauer, che è lo spirito, è uno spirito che si alimenta di bellezza. Questa è la forza più grande che ci anima. E quindi il desiderio di musica è un desiderio che non ha secondi fini. Non significa essere non se stesso, ed è lo stesso per tutti in ogni cultura. Andiamo a vedere perché la bellezza, l'arte, la musica incominciano a soddisfare le caratteristiche tipiche di quello che appunto voglio definire come spirito, no? Cioè qualcosa di disinteressato che però è dentro di noi, che è assoluto e universale, no? Noi viviamo per la musica. Ballo, canto, composizione, esecuzione, ascolto, poi pensate anche a tutti gli aspetti sociali, relazionali legati alla musica. Noi la musica non è che l'ascoltiamo semplicemente da soli, ascoltiamo con gli altri, condividiamo, quindi è una cosa, è l'atmosfera che respiriamo quando siamo nati ed è una delle tante modalità della bellezza, no? E la cosa interessante qual è, no? Che la musica ha proprio le caratteristiche di quello che Aristotele descriveva come lo spirito, e che anche Hegel descrive come spirito, cioè qualcosa che è unico per tutti, per così dire, metafisico. In effetti è metafisica la musica, non sappiamo che cos'è. E non è un qualcosa di mentale. Cosa intendo per questo? Intendo questo, che cosa intendo per mentale? Qui cominciamo a fare una distinzione importante tra la mente e lo spirito, tra l'anima e lo spirito. C'è una bella differenza tra i nostri gusti musicali, quindi il mio desiderio di ascoltare quello che mi piace. Mi piace la musica classica, voglio ascoltare la musica classica. A te piace ascoltare la musica rap, vuoi ascoltare la musica rap. In verità, il desiderio della bellezza non è divisivo, perché tutti desideriamo ascoltare la musica. Poi ognuno ha il suo percorso, la sua personalità, la sua struttura mentale che lo ha portato a ascoltare la musica classica o la musica rap, ma quello è un altro paio di maniche. Entrambi i gusti sono accomunati da un desiderio imprescindibile per la musica. E tra l'altro dovremmo anche riflettere sul fatto che quello che spesso è un aspetto divisivo tra le persone, cioè il gusto musicale, io ascolto la musica classica e snobbo quello che ascolta la musica rap, e viceversa. In verità, sia il fine ascoltatore di musica classica che quello rap non sono consapevoli del perché amano quel genere musicale. Ognuno di loro due è dominato dal gusto per la musica o classica o rap, ma non sa perché. Però poi lo facciamo diventare un elemento divisivo tra di noi. Interessante questo fatto. Dovremmo concentrarci invece sul fatto che il desiderio della musica in sé accomuna tutte le persone indipendentemente dalla loro cultura. Ed è già formato perfetto quando abbiamo qualche mese di vita. I bambini ballano e cantano in modo istintivo nei primi mesi di vita. Quindi la musica è un assoluto, è veramente un assoluto, quindi ha ragione Schopenhauer, pur fra i mille errori, siamo di fronte a qualcosa di catartico, no? Siamo affascinati dalla musica e vorremmo sempre scoprire nuovi generi, no? E, tra l'altro è interessante notare che molti nel corso della vita hanno ascoltato musiche orribili, canzoni imbarazzanti, però nessuno di noi ascoltando qualcosa di brutto ha detto ma vabbè, ma da domani non ascolterò più la musica perché ho ascoltato questa canzone così brutta, no? La musica non vale niente, non voglio più ascoltare nulla. Osservazione così parentetica. Ora lasciamo perdere la musica per un attimo, non ricordo più che immagine abbiamo dietro, eccolo qui, no? Sì, l'osservazione che facevo prima, no? Quindi un bambino parte, parlo sempre della musica, parte da gusti, diciamo, da zecchino d'oro. Coccodrillo come fa, poi nel corso della sua evoluzione, diciamo come dire, mentale, psicologica, ci sono varie diramazioni, c'è chi ascolta la musica classica, c'è chi ascolta la musica rap, c'è chi le ascolta tutte e due, però già qui vediamo una differenza tra l'ambito del mentale e lo spirituale. Tutti i generi musicali sono sottesi dallo spirituale, cioè da un bisogno di bellezza fine a se stesso. Poi il mentale, rappresenta l'inserzione di come ognuno di noi cerca di esprimere quel valore dello spirito, della musica. Ognuno lo esprime a modo suo, ok? Ma è la stessa cosa. Lasciamo perdere per un attimo la musica, cioè la bellezza, eh? E vediamo un altro aspetto, no? Il desiderio che io chiamo spirituale,
degli altri, cioè disinteressato, perché le caratteristiche dello spirituale sono il disinteresse, l'assolutezza, l'assoluta metafisicità, no? Qui messo un'immagine simbolica di una persona che si sente sola, è sola perché? Perché è triste perché è sola, no? Così come vogliamo una vita piena di musica e di bellezza, la bellezza, ripeto, anche semplicemente quando portiamo il cellulare è perché vogliamo bellezza, ci stiamo annoiando e vorremmo qualcosa di nuovo, di stimolante, di positivo, no? Ora, se la vita migliore che possiamo concepire è piena di musica, una vita così felice la immaginiamo anche con gli altri, no? Noi vogliamo, desideriamo costantemente gli altri, e le analisi fatte da Schopenhauer, da Freud, da chiunque altro che pensi, che arrivi a pensare che il desiderio degli altri è per secondi fini, come ad esempio nell'analisi di Schopenhauer, no? Che noi desideriamo sentimentalmente una persona, ma perché sotto sotto vogliamo fare sesso con lei, sono sbagliate. Certo che ci sono queste componenti, nessuno le nega, nessuno nega che ci siano queste componenti, perché è quella componente lì, la componente che ci porta a desiderare una persona, anche per motivi sessuali, o per motivi egoistici, diciamo, è lo stesso fenomeno che abbiamo visto qui. La musica, torno un attimo indietro, la musica si parte da un'esigenza spirituale, il bambino esprime il suo desiderio di musica, è così, canzoni semplici, poi piano piano ognuno lo esprime il bisogno di bellezza spirituale, musicale, a modo suo. E ci sono tanti cammini. Allo stesso modo, nel campo del sociale succede di tutto. E non solo succede di tutto, perché ognuno ha la sua personalità, ma poi abbiamo anche le altre componenti. Oltre al desiderio spirituale degli altri, c'è anche il desiderio fisico, mentale, noi abbiamo altre componenti anche. Quindi questo desiderio può essere, come dire, corrotto e si può arrivare che al desiderio disinteressato degli altri si sovrappongano spinte egoistiche. Però intanto concentriamoci sul fatto che noi abbiamo assolutamente bisogno degli altri e gli altri sono esattamente come la musica, hanno la stessa caratteristica. Vorremmo la vita piena degli altri, così come vorremmo la vita piena di musica. Quindi sentiamo che la nostra felicità dipende da quello. Quando abbiamo dei momenti di tristezza e chi pensa di non aver bisogno degli altri, che vuole andare nell'isola deserta, l'abbiamo pensato tutti, anch'io, chi vuole scappare agli altri appare come il suicida di Schopenhauer. Se ricordiamo il suicida di Schopenhauer che si ammazza in odio alla vita, in verità, dice Schopenhauer, è impossibile, è una contraddizione. Il suicida in verità desidererebbe un'altra vita, quindi ama la vita. Allo stesso modo l'eremita misantropo asociale che desidera fuggire gli altri e va sull'isola deserta e poi magari apre anche un canale su YouTube in cui mostra i pregi della vita solitaria, la rifugia semplicemente perché desidera gli altri. Non riesce a risolvere questa cosa e quindi va in lontananza dagli altri, ma di fatto li desidera. Perché desideriamo gli altri? Per nessun motivo. Non c'è un motivo, è esattamente come la musica. Gli altri sono come la musica, ne abbiamo bisogno perché ne abbiamo bisogno. Ripeto, poi nessuno nega che ci siano altre cose, spinte sessuali, desideri di sopraffazione, ci sono sempre. Quando poi noi andiamo come dire, a cercare di esprimere un bisogno spirituale, come quello della musica, può succedere di tutto. Oltre al rock, alla classica, al rap, ci sono anche dei generi veramente orribili, che tutti diciamo che sono orribili, c'è di tutto, ok? Ognuno fa quello che può, ma la fonte iniziale è il bisogno disinteressato degli altri. Una prova, così per riflettere, del fatto che noi viviamo costantemente in funzione degli altri è dato dalla prova, è una prova chiaramente provocatoria, spiritosa, è questo, no? Provate a immaginare quale potrebbe essere la pena più grande per un essere umano. A un essere umano, appunto, prospettiamo, gli chiediamo di immaginare la tortura più crudele per lui. Questa persona potrebbe immaginare di essere condannato a morte, no? Far precedere la condanna a morte con dei supplizi incredibili. In verità c'è una pena molto più raffinata, molto più tremenda della pena di morte, delle torture anche, che è questa qui, la
la cella, non una banale cella di carcere, ma una cella di isolamento, no? Io prendo una persona, la chiudo in una cella dove non ha contatti con nessuno per anni, per mesi. Anzi, farei una concessione ancora più grande a questa persona. Non gli do una cella così squallida come questa, gli do una cella di 200 metri quadrati, con finestre che danno sull'oceano, con collegamento wifi, quindi può vedersi tutte le serie Netflix che vuole, solo che non può parlare con nessuno né vedere nessuno. Non deve vedere né parlare con nessuno, neanche in lontananza. Ho detto che c'è una finestra che dà sul mare, niente. Non può né vedere né parlare con nessuno, può vedere anche tutti i film che vuole. Quindi non può mandare mail, non può scrivere, non può avere contatti con gli altri esseri umani. Lo metto dentro questa cella di isolamento, dorata, bellissima, e gli dico al detenuto, quando sei stufo e vuoi uscire, non c'è problema, però sappi che ti aspetterà la pena di morte, preceduta da orribili torture. Probabilmente il condannato a questo isolamento terribile, per quanto lussuoso, per paura, accetterà i primi mesi di stare in isolamento, dopodiché impazzirà, perché non si può stare senza gli altri, la vita è completamente priva di senso, quindi a un certo punto affronterebbe tranquillamente la morte, preceduta dalla tortura, perché gliel'ho detto, quando esci dalla cella di isolamento verrai torturato e poi ucciso. E dopo mesi di isolamento, che se non è diventato matto, perché si diventa matti nell'isolamento, infatti anche chi sta in isolamento, l'isolamento viene interrotto ogni tanto, se no uno diventa folle. Quando arriva la morte, il detenuto sarebbe contentissimo di vedere un boia e direbbe che bello, finalmente posso morire, sì, questo tizio mi farà del male, ma poveretto. Niente di personale, lo fa così, no? Sto scherzando, ma non potremmo vivere nell'isolamento, no? Quindi la morte sarebbe una liberazione in cui probabilmente fantasticheremo e spereremo che dopo la morte ci sia ancora un ritorno con gli altri. Quindi questa è la dimensione dello spirito. La dimensione dello spirito, ho fatto l'esempio adesso del vero, della bellezza, della musica, degli altri, ok? È una cosa citata da filosofi antichi di tutti i tempi, qui vedete un Cristiano, Platone, Plotino, Platone, adesso torno subito all'analisi del quotidiano, cito semplicemente, dice che il vero, il buono, il bello, la verità, la bontà e la bellezza sono proprio l'ossatura del reale, dello spirito fondamentalmente, e sono anche dentro di noi, nel senso che noi li cerchiamo continuamente, l'abbiamo visto, no? La bellezza della musica, il buono è gli altri, il buono, la bontà morale, che senso ha se non ci sono gli altri? Quindi la nostra aspirazione al buono non è altro che la nostra aspirazione a stare con gli altri in modo felice, la verità anche, no? I tre aspetti del reale, del bene, dello spirito per Platone sono qua anche coincidenti. Qualunque cosa bella è anche evocativa di bontà, di benessere e di verità, no? Quindi questa è la dimensione dello spirito. Quando siamo nelle cose essenziali, tutti siamo uguali. Poi abbiamo gusti musicali diversi, abbiamo gusti sociali diversi, però tutti abbiamo bisogno degli altri, tutti abbiamo bisogno di musica. Quando arriviamo alla dimensione dello spirito, di questa triade fondamentale, non esistono diversità psicologiche tra gli individui. Quello che conta è la dimensione universale, che tutti inseguiamo. Quindi gli uomini maschi sono fatti in un certo modo, le donne sono fatte in un altro modo, gli uomini sono appassionati di bellezza calcistica, le donne sono appassionate di bellezza, non lo so, nei vestiti, nelle piante, no? Guardiamo a un altro elemento diciamo, della nostra vita quotidiana, no? Riflettendo sempre appunto su questa triade che alimenta ogni secondo della nostra vita, no? Ogni secondo della nostra vita noi cerchiamo questa cosa qui, il buono, bello, vero, come lo chiama Platone, e cerchiamo di esprimerlo al meglio, perché non sappiamo che cos'è. Noi cerchiamo di esprimere la verità anche quando ascoltiamo la musica, no? Ci sembra quasi di capire qualcosa quando ascoltiamo la musica, ma non sappiamo cosa capiamo. Poi cambiamo generi, cerchiamo sempre una musica nuova, no? E noi abbiamo uno sforzo, questa è un'altra caratteristica dello spirito, che
spirito è in movimento, come dice Hegel, no? Vuol capire sempre di più se stesso e ci proviamo, no? Andiamo a vedere un'altra realtà, no? L'amore, che se vogliamo un argomento, l'amore sentimentale, se vogliamo un argomento simile, collegato a quello degli altri, no? Parliamo dell'amore, no? E le persone si innamorano, no? Quindi è una cosa assolutamente positiva e bella. E se andiamo a vedere la realtà dell'amore nella società, verrebbe quasi da dar ragione alle analisi pessimistiche di Schopenhauer, no? Perché non funziona, no? Cioè, i problemi sono tantissimi. Nonostante io sostenga, e non sono l'unico, che l'amore alla sua base c'è una pulsione che è spirituale, assolutamente disinteressata. L'amore sentimentale, in fondo, è un aspetto del rapporto con gli altri, no? E però lo sappiamo benissimo che l'amore può portare a una marea di problemi. Omicidi passionali, gelosia, incomprensioni, divorzi, c'è di tutto. Ah, è strano che la cosa più bella nei confronti di un'altra persona, ci può essere anche il semplice rifiuto, no? L'amore non viene corrisposto, per così dire, no? È anche una delle fonti di maggiore sofferenza dell'individuo, no? Questo porta appunto a un pessimismo, ad analisi frettolose. Se poi ci aggiungiamo appunto l'analisi alla Freud o alla Schopenhauer, la frittata è fatta, no? Quella che è una delle realtà più profonde dell'essere umano, viene degradata appunto a trucchetto, come fa appunto Schopenhauer, come fa anche Freud. Però non dobbiamo farci ingannare, no? Se torniamo all'esempio di prima della musica, no? Tutti partono da un bisogno essenziale di musica, poi ognuno lo esprime come vuole, come può. Quindi c'è chi ascolta la classica, c'è chi ascolta il rap. Non sto dicendo che la classica è migliore del rap, sono generi che hanno la loro dignità, no? Ognuno ha un suo percorso psicologico. Allo stesso modo avviene nell'amore, cioè che è la realtà più complicata della musica. Non è tutto negativo l'amore, qui ho messo degli esempi negativi. Qualche volta va male, così come qualche volta ci nauseiamo di una canzone. Però se noi troviamo una canzone brutta, non è che diciamo che brutta canzone, da domani non ascolterò più la musica. Allo stesso modo, più o meno succede anche nell'amore, le storie d'amore possono finire male, però la gente continua più o meno a crederci. Poi ci può essere la disillusione, no? L'amarezza di chi, magari chi è più vecchio, dice basta, non ci credo più, non cerco più, ma è un po' come l'uomo nell'isola deserta, c'è sempre il rimpianto degli altri. Quello che vediamo tra la differenza tra sinistra e destra: a sinistra abbiamo lo spirituale assoluto, cioè il bisogno proprio tipo Dante e Beatrice, no? Un bisogno, questo bisogno assoluto di amare, di essere amati. A destra c'è lo psicologico, c'è lo spirito e poi c'è l'anima, la mente, che è la nostra individualità singola che si incammina in un percorso di ricerca all'interno delle avventure amorose, cercando di esprimere la realtà spirituale della ricerca dell'amore. Non sappiamo che cos'è, perché la dimensione spirituale è qualcosa di grande, così come non sappiamo cos'è la musica, non sappiamo cos'è l'amore. Ci proviamo e sbattiamo la testa. Questo non significa che l'amore non esista, per dirlo alla Schopenhauer, o che sia tutto sesso. Significa semplicemente la differenza che c'è tra il sinistra, il desiderio spirituale, e poi quello che succede nella vita pratica, che noi abbiamo vari componenti. Ok? Quindi anche se l'amore si degrada in gelosie, rancori, incomprensioni, tradimenti, rifiuti, può essere fonte di sofferenza, e la persona amata può essere anche addirittura odiata, che è assurdo, è perché ci dimentichiamo sempre che c'era qualcosa all'inizio, che era questo bisogno puro, di sentimenti. Ma l'amore esiste. Ripeto, non vuol dire che tutti questi incidenti non provano nulla, come una brutta canzone non prova che la musica non esista, nessuno direbbe mai una cosa del genere, no? E poi, chiaramente, oltre a queste cose qui c'è anche l'aspetto del sesso, perché l'amore è un'energia fortissima, il sesso, secondo me, è semplicemente uno strumento di espressione dell'amore. Quando le cose funzionano male, ma poi lo vedremo più avanti, parleremo del sesso più avanti, funziona male tutto. Vediamo un'altra esperienza, come dire, della nostra quotidianità, in cui si faccia un'analisi simile a questa che abbiamo appena visto dell'amore, no? Prendiamo il gioco, pare eccolo qui, il gioco che è sempre il nostro bisogno insopprimibile di gioco,
fa la stessa fine nelle nostre povere menti dell'amore. Abbiamo visto l'amore, a sinistra abbiamo il punto di partenza, la nostra ricerca fin da bambini di amore, di amare, di essere amati, che è lo spirituale, e a destra abbiamo il mentale, il percorso singolo di ognuno di noi, intricato con tutti i suoi traumi, le sue sofferenze, e a destra quello che succede in certi meccanismi. Freud c'ha anche ragione, non è che abbia del tutto torto, Ma andiamo a vedere un'altra realtà appunto quotidiana che segna la nostra vita, no? Che è sempre, come direbbe Platone, questo bisogno di gioco rientra sempre in questa dimensione spirituale, cioè fine a se stessa, della ricerca del buono, bello, vero. Che cos'è il gioco? Boh, chi lo sa? È quella cosa che ci fa star bene, come la musica, come l'amore, che accomuna gli esseri umani come anche alcuni animali. Appena vediamo una palla colorata, immaginiamo i bambini piccoli, impazziamo. Perché? Cosa di tanto interessante una palla colorata che rimbalza sull'erba? Non si sa. Da quella cosa lì nascono, da quel bisogno iniziale, spirituale, quindi assolutamente condiviso da tutti gli esseri umani nella stessa misura, cerchiamo di esprimerlo, e esattamente come per l'amore succede di tutto. Cioè, il gioco, che inizialmente è appunto assolutamente disinteressato, man mano che si cerchiamo di esprimerlo, nelle nostre psicologie diventa tante cose. C'è, ho messo delle immagini così simboliche, c'è la paura di perdere, eh? Qui ho messo un gioco, letteralmente un gioco, no? Per gioco intendiamo tutto, qualunque attività, diciamo, divertente. Comunque, prendiamo proprio il gioco in senso stretto, no? La bambina qui è triste perché ha perso. Pensate in quante attività ludiche ci incavoliamo perché perdiamo, no? E questo è già un dimenticare la fonte iniziale, eh? I bambini, quando nelle fasi di scoperta del gioco iniziale della loro vita, non hanno sentimenti negativi, sono assolutamente spirituali, disinteressati, no? Perdo e sono arrabbiato, oppure cado nel vizio del gioco. Il gioco che parte inizialmente come bisogno insopprimibile, fine a se stesso, che ha giustificazione in se stesso, a un certo punto diventa ancora fine a se stesso, ma è fonte di infelicità, assurdo, no? Non ha nessun senso. Pensiamo al gioco, sempre qui siamo nei percorsi individuali, no? Qualcuno, da amante del calcio, diventa amante della violenza applicata al calcio. Assurdo. Abbiamo un processo qui, come al solito. Tutte queste cose qui non valgono per tutti, ovviamente, ma per molti sì. Okay? Molti vivono i giochi in modi che sono degradati, perché a destra abbiamo tutti i percorsi mentali individuali, qui a sinistra c'è l'universale, da dove parte tutto, a destra abbiamo la psiche, la mente, a sinistra abbiamo lo spirito, abbiamo la delusione per la sconfitta, c'è gente che fa carriere sportive e poi abbandona perché non vince più, perché questo, perché quello, per mille motivi, perché non regge la stress, l'ansia sportiva, no? Qui vediamo l'ansia pre-gara, ma non partiva tutto dalla gioia, dal divertimento, eh? Bisognerebbe giocare così, in questo modo, Non farsi prendere, oppure pensiamo sempre a destra, delle complicazioni psicologiche, il gioco, pensiamo alla bambina che non accetta di perdere, il giocatore, lo sportivo, qualunque cosa vogliate voi, che si rovina la mente perché è preso dall'ansia di vincere, entra in psicopatie degenerative veramente del proprio carattere, no? Tutto questo perché dimentichiamo che l'assoluto, uso un parolone, ci ha regalato, questa triade, buono, bello, vero, che è dovunque, che cerchiamo continuamente, ad esempio, nella dimensione del gioco. Questa è la cosa su cui dovremmo concentrarci, eh? Dovremmo, da adulti, più complicati chiaramente di un bambino di 2 anni, però dovremmo fruire della realtà in modo immediato, senza significato, senza scopo di vittoria, come questi bambini che giocano senza scopo di vittoria, no? Già il senso del vincere è una degenerazione, secondo me, individuale e psicologica, no? Però l'importante era dimostrare, come penso di aver fatto, che il gioco è una dimensione appunto universale, unica per tutti e insopprimibile. Poi qualcuno tifa per l'Inter, l'altro tifa per il Milan, però tutti quanti amano il calcio, amano il gioco. Quindi la verità è che noi vogliamo essere felici, il punto di partenza, la felicità spirituale, la dimensione spirituale che però dimentichiamo, ma non significa che non esista. I tifosi, seppur violenti, sono lì allo stadio per
Perché c'è la magia metafisica del gioco, del calcio in questo caso. Hanno dimenticato il punto di partenza, ma c'è ancora, seppure un legame labile e completamente folle ormai, ma c'è ancora. Andrebbe, diciamo, riscoperto. Vado avanti perché non ricordo più, ecco qui. E adesso vediamo, ad esempio, torniamo per un attimo a Freud, no? E vediamo che fino adesso abbiamo parlato della bellezza, della verità, del gioco, del rapporto con gli altri, dell'amore, no? E invece vediamo che appunto in Freud, come anche in Schopenhauer, l'essere umano, lo vediamo anche in questa caricatura, no? Ironica di Freud, che intesta solo il sesso praticamente, la sua teoria della libido, praticamente l'essere umano, qui vediamo tutte le fasi di sviluppo psicologico-sessuale dell'essere umano, è tutto volontà meccanica sessuale, no? Quindi, come ho scritto qui, no? Schopenhauer, che in fondo è un abbozzo di Freud, ha introdotto di fatto nella storia del pensiero la nozione di inconscio. Quando io mi invento che sono innamorato di Beatrice, ma in verità voglio solo andare a letto con lei, di fatto sono inconsciamente succube della volontà. Quindi la visione di Freud, come anche quella di Schopenhauer, che godono di un certo successo, perché godono di successo? Perché appunto nel corso della vita, qui ho fatto l'esempio del gioco, succedono queste cose qui. A destra abbiamo pulsioni egoiche, no? Quindi tutti i vari egoismi. A sinistra invece i bambini che giocano spontaneamente e spiritualmente, giocano col pallone, senza ansia di vittoria, da prestazione, senza paura di perdere, e l'egoismo prevale. Prevale l'egoismo, prevale l'infelicità, prevalgono tutti i percorsi psicologici che ci portano a infilarci nell'infelicità, no? Diventa spontaneo, quindi per persone che non percepiscono lo spirito come Freud, come Schopenhauer, che quindi non hanno capito questa cosa qui e hanno dimenticato la realtà essenziale, diventa quasi naturale per loro dire, beh, in fondo nell'essere umano cosa c'è? Beh, c'è il sesso, che è fortissimo come spinta, come anche l'alimentazione. Infatti, sia l'alimentazione che l'energia sessuale sono i due versanti nel quale ci sono maggiori problemi negli individui. Ma questo non significa il fatto che siano fortissime con l'energia, sono forti, senz'altro, non significa che queste siano il centro dell'essere umano. E questo è proprio il delirio, no? Il portare da parte di Freud, di Schopenhauer, tutto alla volontà sessuale fondamentalmente, vuol dire questo equivoco nasce dal fatto che non hanno la minima idea di come è fatto un essere umano veramente. Appunto, hanno dimenticato che il cuore dell'essere umano è questa cosa qui a sinistra. Il resto è la storia vissuta, siamo d'accordo che la storia vissuta poi è quello che c'è a destra, ma il cuore che pulsa, il motore, il centro di gravità permanente attorno a cui ruota tutto, è quello che c'è a sinistra, lo spirituale. Però Freud se ne dimentica. Quindi dopo è costretto, come Schopenhauer, a dare spiegazioni materiali. Andiamo a vedere un caso. Una storia che se Freud l'avesse vista si sarebbe fregato le mani perché avrebbe detto: ecco, questa è la conferma delle mie teorie, no? Prendiamo delle storiacce sessuali, così banalizzo, i preti pedofili, no? I preti pedofili, se uno andasse a esaminare dei casi di preti pedofili, l'ho fatto qualche volta, e sì, sono abbastanza inquietanti, no? Perché? Perché spesso nel prete pedofilo, nelle descrizioni, interviste, processi, quello che è, una cosa molto tipica è il prete che appunto ha dei desideri sessuali appunto inconfessabili, pericolosi, spesso nella sua mente, nelle confessioni, negli interrogatori, salta fuori che nel delirio del pedofilo, che il bambino magari era consenziente. Spesso c'è questo profilo del bambino consenziente, no? Tra l'altro, qui vedete una mappa, no? Abusi sessuali, no? Del clero, che poi chiaramente non è che tutti i preti sono pedofili, ci mancherebbe, no? Però, tornando sempre alla mente dell'uomo comune, questo sembra veramente, come dire, l'uomo comune alla fine è freudiano, no? Cioè,
l'uomo è dominato dal sesso, l'astinenza sessuale imposta ai preti porterebbe, questa è l'analisi un po' superficiale, porterebbe appunto queste persone a esplodere, e l'impulso sessuale è talmente forte che una volta che viene represso porta delle conseguenze disastrose. Non è che questi preti scappano con la parrocchiana coetanea, che ci starebbe anche, no? Dice, vabbè, non voglio più fare il prete, mi sposo, va bene, no? No, il prete si va con dei bambini, no? E spesso racconta che i bambini erano consenzienti. Questo è Freud al 100%, no? Cioè il prete ha paura di confessare a se stesso che ha delle cose immorali, ma sotto sotto i bambini lo vogliono anche loro, no? Spesso appunto si sente dire questa cosa dai preti pedofili, e appunto Freud direbbe, se avesse letto casi del genere, direbbe, cioè, vedete, qui c'è un processo tipico di rimozione del senso di colpa, no? C'è l'es, no? L'inconscio molto forte che preme con le sue impulsi sessuali, vengono repressi finché a un certo punto uno scoppia, no? Non puoi tenere in piedi una personalità, io superio, es, non ce la fai più, a un certo punto scoppi o qualcuno ti ha scoperto comunque, no? La verità è un'altra, la verità è molto più semplice e viene dimenticata, esattamente come nel caso della musica, del gioco, della ricerca degli altri. L'abbiamo detto prima, qual è il desiderio più forte che abbiamo noi esseri umani? Non è il desiderio di sesso, il sesso è molto forte indubbiamente, ma il desiderio più forte, quello più irrinunciabile, prima ho parlato così in termini filosofici, il buono, il bello e il vero, che sono coincidenti, se dovessimo scegliere una delle cose concrete che ho detto prima, la cosa più forte sono gli altri, il bisogno che abbiamo degli altri, noi non siamo nessuno se non ci sono gli altri. Il problema dei preti, lungi dal verificare, dei preti pedofili, lungi dall'essere una prova delle teorie della rimozione inconscia e della prepotenza del sesso, sono una prova del fatto che invece siamo degli esseri spirituali. Siccome il nostro più grande bisogno sono gli altri, ok? Il problema dei preti non è tanto l'astinenza sessuale, quanto le carenze affettive, la solitudine. Lo sanno bene quelli che gestiscono i preti, cioè vari vescovi, arcivescovi, cardinali, che sanno che appunto i preti cercano in tutti i modi di compensare la loro solitudine, che è una solitudine soprattutto appunto affettiva. La solitudine affettiva, che l'abbiamo visto prima, la solitudine anche semplicemente relazionale, pensiamo alla cella di isolamento, la cosa più terribile che possa accadere a un essere umano, non c'è sofferenza più grande. Tutti potremmo vivere, se siamo sempre dentro la cella di isolamento di prima, qualcuno ci dicesse ti concedo di vedere gli altri, però non puoi fare sesso. Non ce ne fregherebbe niente, pur di vedere gli altri, vabbè, amen, pazienza, che se non c'è il sesso. Quindi la solitudine affettiva produce delle conseguenze disastrose. A quel punto lì l'essere umano, che è fatto anche di corpo, di una forte volontà corporale e mentale, chiaramente le altre due componenti cominciano ad andare a perdere il centro di gravità, il sole di tutto che è lo spirito. La cosa che è disinteressata e tutto va a rotoli, no? Quindi l'essere umano è fondamentalmente spirito, cioè il centro di tutto, il centro delle nostre azioni, dei nostri pensieri quotidiani, l'ho un po' dimostrato, seppure è un excursus che chiaramente è veloce, il gioco, la bellezza, la musica, il rapporto con gli altri, l'amore, tutto parte sempre da un polo attrattore che è assolutamente uguale per tutti, tutti. Assolutamente. Nella dimensione dello spirito non c'è differenza tra, ad esempio, tra un omosessuale e un eterosessuale, non c'è nessuna differenza. Poi ognuno esprime come vuole, come può, il proprio sentimento affettivo, in vari modi, ma all'inizio c'è una volontà di amare, di essere amati, che è la stessa per tutti. E quindi il gioco, la musica, tutta la nostra vita è dominata da questa cosa qui, rossa. Tutto, non c'è un solo millisecondo della nostra vita che non sia fatta così. Il problema è che noi abbiamo anche quelle altre due componenti, che sono anzi una sola, perché di fatto corpo-mente sono una cosa sola, questo strano oggetto, il corpo-mente, che è un qualcosa che vuole esprimere lo spirito. Come direbbe Hegel, noi siamo continuamente di fronte alla verità, siamo
Siamo continuati di fronte alla verità. La musica è già la verità, in qualche modo, non si capisce cosa significa, ma è già la verità. Così come gli altri sono la verità, così come il gioco è la verità. Noi vorremmo che la nostra vita fosse tutta un gioco. Quelle sono tutte cose inesprimibili e sono vere. Col corpo e con la mente cerchiamo di esprimerle. Che si fa? Dipende quello che si fa. Spesso creiamo dei problemi perché non sappiamo come vivere la bellezza del gioco, della musica, del rapporto con gli altri, dell'amore. Ne combiniamo tutti i tipi, ne combiniamo tutti i colori. Quindi possono nascere fuori quando queste componenti non sono in armonia, non riescono a rispettare, come dire, i dettami dello spirito. Il disinteresse, la felicità, la serenità vanno per conto proprio e cominciano a perdere l'orientamento e quindi cominciano problemi nella vita sessuale, problemi dell'alimentazione, i problemi delle relazioni con gli altri, problemi psicologici, problemi relazionali. Chiaro, io ho il bisogno degli altri, poi però come si fa ad avere gli altri? Bisogna andarli a cercare, lo sappiamo tutti, no? Gli amici. Però appunto nasce tutti i problemi della mente, che io ho il mio percorso personale, ho avuto una certa educazione, entrando nei singoli ambiti dei problemi, molto approssimativamente sono vere le cose che dice Freud, che dice Schopenhauer, no? È indubbio che a volte nei problemi relazionali ci sono degli egoismi, per cui noi non vogliamo più gli altri in modo disinteressato e cominciamo a essere interessati, è vero. Perché? Perché siamo limitati, perché siamo limitati, ok? E perché siamo limitati? Non lo sa nessuno. Oddio, in verità le religioni lo saprebbero, offrono delle interpretazioni, ma adesso non voglio parlare di queste cose qui, no? Quindi tutti questi problemi qui, che ho messo così in modo molto generico, a mio parere, a parere anche di Jung, sono problemi che derivano dal fatto che c'è una disarmonia nella parte centrale dell'individuo, quello spirito. Questa cosa, come dice Aristotele, che è divina, universale, la stessa per tutti, anche Platone, no? Dice la stessa cosa, dicendo appunto che noi inseguiamo continuamente il buono, il bello e il vero che sono coincidenti. Abbiamo questa triade, questa trinità di valori, che però sono coincidenti. Tutte le cose buone sono belle, sono vere. Nel nostro tentativo di raggiungerle, entriamo nelle disarmonie di qualunque tipo. Che poi alla fine sotto sotto anche i problemi, questi qui di alimentazione sessuale, sono tutti problemi sociali. Platone dice sempre che tutti i problemi che abbiamo sono sempre problemi sociali. E quindi le disarmonie, perché noi vogliamo stare bene, vogliamo essere felici, i problemi, le psicopatologie, le nevrosi, come le chiama Freud, non hanno un'origine psichica. La psiche è il nostro tentativo di raggiungere la felicità spirituale, che poi effettivamente non ci riusciamo e ognuno fa quello che può, ok? Ma il motore è lo spirito. Qua bisogna capire veramente cosa è fatto, di cosa è fatto l'uomo. La maglia di processi psichici che ci compone, che crea la nostra personalità, è una sovrastruttura, è un qualcosa che si è creato sopra. Quindi bisogna anche andare a leggere un po' le nostre strutture mentali, come fa Freud, certamente, ma quello che c'è sotto di più importante è il mistero dello spirito. Quindi le interpretazioni di Freud, di Schopenhauer, quelle materialistiche, a mio parere, a parere anche di Jung, sono sbagliate, no? È un po' come se io, e la finisco qui, facessi un viaggio in macchina, facciamo finta che l'automobile, la macchina sia l'essere umano, la mia interiorità, no? Facciamo finta che il motore della macchina sia la mia interiorità, di cui io so poco. Okay? Monto in macchina, accendo il motore, metto la prima e parto, vado a tutta velocità e non cambio mai marcia, rimango sempre in prima. A un certo punto, dopo qualche chilometro, il motore fonderà, la macchina esplode. No? E questa situazione io potrei paragonarla così, questa metafora, a una nevrosi, a un'infelicità, a una psicopatologia. La macchina esplosa, no? La macchina è il simbolo della mia interiorità, vedete, la macchina non funziona, c'è un problema alla marcia. No, non c'è un problema alla marcia. La marcia funziona benissimo la prima e dopo la prima bisogna mettere la seconda, poi la terza, poi la quarta, perché? Perché c'è un'armonia tra gli ingranaggi che funziona solo se tu li usi bene, gli ingranaggi, se li usi male fondono, ok? Quindi il problema non è la marcia numero uno. Se ti fermi a pensare che il motore sia fatto solo di una prima marcia, lo mandi, lo fai, lo distruggi. Così come se ci limitiamo a pensare che la nostra vita sia fondamentalmente pulsioni sessuali, pulsioni egoiche, che ci sono, nessuno nega che ci siano, poi non capiamo più niente.
l'origine dei nostri problemi e il centro della nostra personalità, perché lo vediamo nei nostri desideri quotidiani, è un qualcosa di totalmente disinteressato, che è appunto